Buongiorno amici trader e bentornati ad una nuova puntata con l'analisi tecnica del Finanza Online. Movimenti sulla linea della parità in avvio di contrattazioni per le principali borse europee che guardano le prospettive dei negoziati sul nuovo piano di stimoli fiscali negli USA. Sotto la lente le parole del capo dello staff della Casa Bianca che ha parlato di buoni progressi nei colloqui della democratica Nancy Pelosi e segretario al tesoro, pur precisando che c'è ancora strada da fare prima di raggiungere un accordo. Sui mercati si guarda anche all'evoluzione della pandemia nel mondo, e in particolare al fronte vaccini, in primo piano le recenti dichiarazioni del CEO di Moderna, che secondo quanto riporta del Wall Street Journal si attende dei risultati provvisori dalla sperimentazione del vaccino Covid-19 a novembre. Intanto si continua a seguire la stagione degli utili. Dopo i risultati di Netflix, oggi sono attesi quelli di un'altra big USA, come Tesla. In questa puntata di Trading Floor parleremo come sempre di FTSE MIB e di due titoli, Telecom Italia e Telefonica. Il FTSE MIB oggi viaggia in lieve ribasso in area 19.400 punti. Dal punto di vista grafico, l'indice italiano ha inserito da alcuni mesi una fase laterale, tra resistenza a 20.200 e supporto a 18.481, che coincide con il ritracciamento di Fibonacci del 38% di tutto il downtrend avviato a febbraio 2020. Questi sono i livelli di monitorare per avere qualche spunto operativo. Per il momento il FTSE MIB, dalla soglia psicologica dei 19.000 punti, ha impostato un debole tentativo di rimbalzo. L'indice dovrà quindi trovare la forza per puntare alla resistenza di 19.818, che coincide con il 50% di Fibonacci, dove passa anche la media mobile di 200 periodi. La rottura di tale livello aprirebbe verso 20.200 e 20.500 punti. A ribasso invece il supporto importante si colloca a 18.481, che in caso di rottura potrebbe generare debolezza con discese verso 18.000-17.500 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Telecom Italia è in via di peggioramento dal punto di vista grafico. Il titolo della maggior TLC italiano ha infranto in un solo colpo il livello statico dei 35 centesimi e la trendline alzista di breve costruita sui minimi di marzo e agosto 2020, dando un segnale di debolezza. La fase ribassista è iniziata dopo l'ennesimo tentativo fallito di superare con decisione senza importante dei 40 centesimi, area di prezzo dove passa anche la media mobile 200 periodi. In tale contesto il supporto collocato a 31 centesimi è l'ultimo baluardo che separa Telecom dai minimi storici toccati lo scorso 16 marzo a 28 centesimi. Al rialzo invece solo con il superamento in forza dei 35 centesimi il titolo potrebbe aspirare a un graduale ritorno in area 40 centesimi. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 11 22. Quadro grafico negativo per Telefonica. Il titolo della TLC spagnolo ha cercato di risollevarsi dopo aver toccato lo scorso 30 settembre nuovi minimi pluriennali, che non si vedevano da lontano 1996, in area 2,8 euro. Il primo accenno di recupero si è avuto con la rottura della trendline ribassista, costruita sui massimi di giugno e agosto di quest'anno. Tuttavia il titolo è tornato a testare questa trend, che ora funge da supporto dinamico. In caso di break sono possibili ulteriori discese verso nuovi minimi storici in area 2,8 euro. Al rialzo invece un primo accenno di recupero si avrebbe con il superamento della resistenza di breve a 3,2 euro, con possibili allunghi verso 3,5 e 3,7 euro. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.